cosa accade all'interno della maggioranza dopo queste parole sulla cultura e sul Raro Festival. Sindaco l'ha sicuramente presa per il verso sbagliato, perché ora oggettivamente questo qui era un festival che era partito con dei numeri molto piccoli, che aveva avuto un impatto minimo, nessuno lo sapeva, insomma, che c'era. Io penso a Omar Pedrini, che è anche un grande artista, per dire, in Piazza Grande di fronte a 50 persone è una cosa che è abbastanza umiliante per gli artisti stessi. Ecco, io penso che queste polemiche, il fatto di parlarne tutto quanto, abbia portato alla ribalta il festival stesso, che adesso è conosciuto finalmente in città. Sono convinto, ad esempio, che se domani ci fosse Pedrini in Piazza Grande ci sarebbero 2-3 mila persone. Il sindaco ha detto danneggi la città con queste parole, dovevi dirlo alla fine del festival. Ma invece no, è proprio per questo. Chiedi sempre il sindaco se questa è la posizione di Angelo Rossi o di tutta Forza Italia. Ma io parlo per me, ho sempre parlato per me, non per il partito, voglio dire. Che cosa ti ha dato più fastidio, l'entità di queste spese o il tipo di eventi che sono stati organizzati? Ma sull'entità si potrebbe ragionarci a lungo, è sicuramente un qualcosa che ha polverizzato ogni record di spesa pubblica, e si sa, io sono un po' contro la spesa pubblica, insomma. A me va benissimo anche spendere per la cultura, fare degli investimenti anche importanti, però ecco, non di questa entità, cioè qui parliamo di una cosa globale di quasi 2 milioni di euro, 1.850 milioni, tutto quanto il comparto della cultura, una cifra che non si è mai vista nella storia del comune di Arezzo. Io ti giuro, sono 4 anni che sento assessori piangere per 10.000 euro che non li trovano per l'iniziativa, perché i soldi non ci stanno. Qui misteriosamente sono arrivati quasi 2 milioni in un modo che poi, tra l'altro, che non dico che sia autoreferenziale, però non ci sono dei passaggi democratici con commissioni della cultura o il consiglio comunale. È stato tutto fatto, cioè l'abbiamo tutti scoperto praticamente quando i giornali ne hanno parlato. Questo anche per lo strumento della fondazione di cui si è dotato, no, il comune. Poi. Esattamente, perché le fondazioni sono due. Io infatti, quando ci fu la discussione in consiglio comunale sulle fondazioni, affermai chiaramente a verbale che ne volevo una sola, per un motivo pratico, perché volevo fare una sinergia che mi sembrava la cosa più sensata tra gli eventi, il turismo e la cultura, che secondo me sono correlati, quindi doveva essere una sola che lavorasse. Invece hanno deciso di fare due fondazioni che sono fondamentalmente in cortocircuito tra loro, cioè abbiamo la fondazione in tour, che secondo me lavora benissimo perché ha dei criteri manageriali, che guarda le ricadute sul territorio con eventi precisi, hanno delle buone commissioni, c'è una certa partecipazione, e poi c'è quest'altra che è l'oggetto misterioso, mettiamola così, ovvero la fondazione cultura Guido Monaco, che tra l'altro ha un budget estremamente superiore a quella sul turismo, e già di base dovrebbe essere il contrario secondo me, però ecco, ha questo budget grandissimo, si sono date anche enormi strutture tipo la gestione della fortezza, ma tantissimi altri immobili, quindi insomma si è fatto una Ferrari lì praticamente. Però ecco, è una Ferrari che guidano in due, perché praticamente con l'assessore alla cultura, che poi sarebbe, coincide in questo caso anche con il sindaco, che è il presidente, e il direttore artistico, praticamente fanno tutto, cioè decidono autonomamente quelli che sono gli importi di spesa, e parliamo di soldi pubblici alla fine, perché se si guarda questo 1.850 milioni è composto al 90% tra quasi un milione che viene dato dal comune e il resto praticamente quasi tutto dalle partecipate, quindi si parla di soldi pubblici, e quindi anche certe scelte secondo me dovrebbero avere dei criteri un pochino più di condivisione. La condivisione non c'è stata assolutamente.